Ho parlato tante volte della terapia a seduta singola, che è un metodo di terapia che oltre 30 anni fa Moshe Talmon cominciò a elaborare. Da allora sono passati 30 anni e basta, ricerche, studi e quant'altro, e il materiale a sostegno della terapia a seduta singola è aumentato sempre di più. Non ti spiego come fare terapia a seduta singola, perché l'ho già spiegato in altri video che puoi vedere sul mio canale YouTube o nella mia pagina Facebook, però visto che sta finalmente diffondendosi anche in Italia, magari ti potrebbe interessare qualche lettura ad hoc. Premetto che se vuoi iniziare con qualcosa di semplice e gratuito, puoi andare sul sito terapiasedutasingola.it, c'è la sezione blog, lì due volte al mese più o meno, qualche volta di più, trovi degli articoli dove pubblichiamo sostanzialmente quello che avviene nel mondo, le ricerche più recenti e qualche suggerimento pratico che ti permettono di approfondirla. Oppure sempre sul nostro sito ti puoi scaricare l'ebook gratuito Terapia Solo Singola, un'introduzione ai principi e pratiche, che ti permette di avere una panoramica molto sintetica però essenziale sulla terapia sola singola e su come funziona. Libri specifici in italiano sono tre, e poi ti presento anche uno in inglese che attualmente è uno dei più recenti e completi nel panorama internazionale. Poi magari uscirà qualcos'altro, magari mentre sto registrando già ne stanno uscendo altri. Monitora il canale e sicuramente ne parlerò più avanti. Libro numero uno, questo è scontato, Terapia seduta singola, principi e pratiche, mio e di Federico Piccirilli. In realtà mio e di Federico Piccirilli fino a un certo punto, perché ci sono dentro i contributi di tanti colleghi italiani e anche di tre colleghi esteri, Moshe Talmon, Michael Hoyt e Jeffrey Young. Ne ho già parlato approfonditamente in un video dove praticamente andavo a esplorare ogni singolo capitolo, quindi non so ripeterlo, però se te lo sei perso, secondo me è un ottimo libro, non perché l'abbia scritto io, perché molti capitoli non li ho scritti io, come sai, ma per due motivi in particolare. Da un lato, no, per tanti motivi in particolare, però prendiamone due. Uno è il fatto che ci sono tanti casi clinici descritti da tanti terapeuti italiani diversi che si sono formati in terapia seduta singola, e questo ti dà una prospettiva di come la TSS possa essere declinata in diverse forme. Dall'altro lato c'è tutto il metodo elaborato dall'Italian Center for Single Session Therapy, step by step, passo per passo, quindi trovi veramente tutto quello che c'è da fare per poter iniziare ad applicare la TSS. Poi, se vuoi approfondire, ci sono i workshop, eccetera, però questo è un buon punto d'inizio. Secondo libro che mi sta molto a cuore è Capturing the Moment, terapia seduta singola e servizi walk-in. Il titolo è in inglese, ma il libro è tutto in italiano, te lo assicuro. Mi sta molto a cuore perché è curato da Michael Hoyt e Moshe Talmon, ma dentro ci sono i contributi di diverse decine di autori, sono circa una venticinquina di capitoli, che ti danno diverse prospettive pratiche della TSS. Inoltre mi sta molto a cuore perché è il libro con cui io ho riconosciuto la terapia seduta singola. Ne avevo già letto nel libro successivo di cui ti parlo tra poco, che è il libro che ha fatto iniziare la terapia seduta singola, ha fatto conoscere tutto il mondo, ma questo è quello che poi mi ha aperto proprio le porte sugli avanzamenti della TSS. Ci siamo impegnati molto con Cisu Editore per tradurlo, è molto interessante perché ti dà una disamina davvero approfondita di come può essere la TSS, di come può essere applicata in diversi ambiti, e soprattutto perché il nostro ti dà una panoramica molto specifica su quello che è il panorama italiano, oltre però ad aver preso molte informazioni su tutto quello che c'è qui attorno. Questo anche ti dà delle informazioni sul panorama estero, però scritto direttamente da chi l'estero se lo vive. Quindi Capturing the Moment, questo lo trovi o in libreria, lo puoi chiedere, oppure si trova specificatamente sul Mondadori Store. E naturalmente il libro da cui tutto ebbe inizio, Psicoterapia seduta singola di Moshe Talmon. Ahimè, il libro è fuori produzione e non viene più stampato, a quanto ne so io era delle edizioni Erickson, però magari qualcosa da qualche parte lo trovi. In realtà se ti leggi Terapia seduta singola, principi e pratiche, trovi tutto quello di cui hai bisogno, tutto quello di fondamentale che c'era qui dentro si ritrova anche lì. Però rimane comunque un libro interessante perché è quello con cui Moshe Talmon iniziò a diffondere la TSS, parlando anche della prima ricerca fatta, delle prime cose, dei primi passi mossi in questa direzione. Peraltro puoi sapere un po' di più del pensiero di Moshe Talmon andando a cercare sul canale YouTube l'intervista che gli ho fatto, che è sottotitolata in italiano, dove ci parla di diversi aspetti anche contenuti qui nel libro e li approfondisce, perché ovviamente dalla pubblicazione di questo libro sono passati
28 anni. Inoltre, fatto curioso, proprio in quell'intervista Moshe Talmon dice che l'edizione italiana di questo libro, che è stato tradotto in tante tante lingue, è quella con la copertina che gli piace di più. Ultimo libro, il più recente sulla terapia a seduta singola, che è Single Session Therapy by Walking or Appointment. È in inglese, ma lo devi avere, perché è curato da i principali esponenti della TSS, Michael Hoyt, Monte Bobby, Arnold Live, Jeff Young e Moshe Talmon. Ci stavano già lavorando prima che noi iniziassimo a pubblicare il nostro libro e a portare la terapia a seduta singola in Italia, altrimenti forse ci sarebbe stato anche il nostro nome. Forse. Perché è bello? Perché è il più recente di tutti, quindi i principali autori, più tutta una serie di altri autori sparsi per il mondo che hanno contribuito a questo libro, parlano di quelle che sono le ultimissime esperienze della TSS. Un po' come quello che abbiamo fatto noi in terapia sulla singola, Principi e Pratiche, che peraltro è uscito un mese prima di questo libro, solo che questo è scritto appunto da autori internazionali. Molto utile se vuoi avere una panoramica più completa di quello che sta succedendo nel mondo rispetto alla TSS. Insomma, questo è un pochino il tuo poker d'assi se vuoi approfondire la terapia sulla singola. Adesso ci sono tanti altri libri in inglese, nonché centinaia di articoli sull'argomento, però questo può essere un buon punto d'inizio per riuscire ad aiutare i tuoi clienti, i tuoi pazienti, anche in una singola seduta.